Da segnalare anche che nei momenti, diciamo, importanti il tifo lo ha aiutato anche lo Spagnolo a superare quelle situazioni. Ovviamente non dico che ha tutto lo stadio, però quasi tutto a suo favore. Lo vogliono in finale, lo vogliono probabilmente anche vincere il torneo. Lo stanno aiutando molto in questo match. Eh sì, come abbiamo ricordato in precedenza, Nadal che è campione in carica, perché lo scorso anno superò Juan Monaco in due set. Si parte dunque con Nadal alla battuta. Ciao. È arrivato Nadal, ma non riesce a giocare il passante lungo linea di dritto. 0-15. Bello vedere comunque un terzo set di una partita che sicuramente non è entusiasmante, però stiamo vedendo un giocatore giovane che ci farà sicuramente vedere in futuro quello che saprà fare e soprattutto anche a livello caratteriale come risponderà, no, a questo secondo set molto complicato per lui, perso. Grande accelerazione di Nadal, aveva anche risposto bene Tim alla battuta dello Spagnolo. 15 pari. Brutto errore con rovescio da parte di Nadal. Una magia, perché era arrivato bene per la prima volta, aveva incrociato con il rovescio, però Nadal è molto presente in questo caso. Prima volta che ha fatto Alessandro il pugno. Sì, verso l'alto, poi proprio sì. Appariscente, come dire. Tenta pari. Passante di dritto di Tim in lungo linea. Che colpo dell'austriaco. Palla break in apertura di terzo set. Guarda dove l'ha giocato. Esatto.
annullato la palla break al meglio da Nadal. Migliorato moltissimo Nadal al volo, eh. Oggi tantissime volée vincenti, anche complicato perché questa sembrerebbe facile ma non lo è. Volée bassa, stop volley. Largo il dritto sventaglio, seconda palla break di questo game d'apertura, il terzo set per Dominic Thiem. Presa Nadal a questo punto, dritto profondissimo. Ma qui c'è stato un errore da parte di Thiem, perché su quel rovescio corto dove avete un pochino più fiducia in se stesso e prendere la rete, quello che gli sta mancando un po', che gli è mancato nel secondo set e anche ora. Ricordiamoci come Thiem è andato a vincere il primo set e l'ultimo game. Due vincenti, due attacchi con delle volee ottime, perciò è andato lui a prendersi il punto e se vuole vincere questa partita deve fare lo stesso. Lungo il dritto carico difensivo da parte di Nadal, palla break numero 3 di questo game. Un'ora e 52 minuti finora la durata del match. Sbaglia con il rovescio, intelligente rovescio lungo linea precedente di Thiem, carico molto profondo. Break in apertura, la terza occasione per Thiem, 1-0. Ci chiedevamo come ne poteva uscire Thiem dal secondo set e ci ha fatto vedere un grande game, non è sceso di niente, anzi ha cercato di essere un pochino più propositivo negli ultimi punti. La sensazione, Alessandro, è che per vincere questa partita Nadal abbia bisogno un po' di errori da parte dell'austriaco, qualche regalo nel secondo set lo ha avuto in punti importanti, in punti nevralgici del set. Thiem alla battuta per confermare il break appena conquistato. Buona prima, 15-0. Difesa che si ferma sul nastro da parte di Thiem, ottima soluzione con il rovescio di Nadal, 15-5. Thank you.
non sbaglia lo smash a rimbalzo. Poi si è leggermente toccato il polpaccio, non so se... forse è leggermente tirato. Quando, sì, no, attenzione che quando si suda così tanti si va... corre a, ad avere dei, dei crampi. Si ripete la prima che ha toccato il nastro, sarebbe stato ace. Il dritto anomalo 40-15. Ottima risposta questa volta dello spagnolo. 40-30, rimane la seconda opportunità del 2-0 per team. Paracchiato via il dritto a metà rete team, 40 pari anche il secondo gioco del terzo set, vai vantaggi. Due brutti errori questi, due errori non procurati. Con il servizio, serve in volley senza bisogno di giocare il colpo al volo per team, si ferma in rete la risposta di Nadal, vantaggio interno. Qua dimostra però grande personalità perché 40 pari, effetto sorpresa, con una prima chicche, andare a rete. Bravo ad aspettare un attimo e a giocare in lungolinea dove Nadal ormai non era più 2-0. Sorprende il fatto che Thiem è sicuramente quello che ha corso di più, però la sensazione, Alessandro, è che sia anche quello più fresco in questo momento della partita. Malgrado a livello emotivo magari doveva essere un po' più giù, no? Perché avendo perso il secondo set, certo, un po' più scarico, invece veramente grande caratteristica questa di cancellare tutto quello che è accaduto. A segno con il rovescio incrociato. Non abbiamo il conto esatto dei vincenti di dritto e di rovescio, ma con l'impressione che potrebbero essere di più quelli di rovescio, sai. Vamos di Nadal, 30-0. Sarebbe molto importante un turno di battuta tenuto facilmente per lo spagnolo. Segno con il dritto, ottimo game finora di battuta di Nadal, tre opportunità nell'1-2.
Sul nastro il rovescio di Thiem, tiene a 0 Nadal. Thiem è però in vantaggio di un break nel terzo set, 2-1. Zero col servizio. Il dritto vincente, giocato oltre un metro fuori dal campo, 15 pari. Ancora con l'ace. Il sesto per Thiem nel match. Servito due volte in maniera impeccabile a destra. Questo quarto gioco del terzo set. Non ci credo, l'ha sbagliato. Errore gravissimo da parte di Thiem dal praticamente certo 40-15, siamo 30 pari. Vediamo come reagisce a questa situazione austriaco. Questa volta non entra la prima da destra. A segno con il dritto lungo di Nadal. Si fa sentire il pubblico ed è palla nel controbreak. Non ti puoi permettere di fare certi errori con un campione come Nadal. Giocatori che appena gli dai la possibilità di rientrare in partita se la prendono. È ancora seconda. Come ha spinto in questo punto Thiem? Era un po' troppo dietro Nadal, c'aveva la possibilità qui di fare qualcosa in più. D'altronde la partita ci fa capire che Nadal riesce a fare più punti, ha più percentuale di punti vinti quando è più vicino al campo, quando gioca su meno scambi. È qualcosa di strano, però il match ci fa capire questo oggi. Palla corta, vero, male eseguita da parte di Thiem. Abbiamo giocata una pessima anche sì, nel game in cui... Sì, ma non c'entrava proprio niente. Sì. Siamo nel game in cui poi ha perso il secondo set. Palla break numero 2. Fuori, di poco ma fuori la prima. E sbaglia con il dritto Thiem. Arriva il contro break di Nadal, due pari. Quello smash sul 30-15.
diciamo, è stato come presumibile decisivo. Sì, sì, no, quello smash sicuramente è rimasto dentro la testa del giocatore, poi ci sono stati altri errori, non ultimo, non più importante, l'ultimo, veramente questo dritto non così complicato, la palla corta, diciamo che... poca lucidità. Esatto. Zero Nadal. E 30-0. Arriva Nadal, 40-0. Da quello smash sbagliato si è un po' perso, Thiem soprattutto ha giocato queste palle corte senza nessun senso, come se veramente volesse lui uscire dallo scambio. 7-1 il parziale da quel punto, da quello smash comodo sopra la rete sbagliato. Servizio al corpo vincente, 3-2. Dicevo in precedenza come ha chiuso male Thiem quel game, no? Perché quel dritto giocato fuori campo, tipo uno sfogo, probabilmente pensando magari anche al fatto che poteva stare sicuramente in vantaggio in questo terzo set. Ha dato, secondo me, a mio avviso, energie nuove a Nadal, che lo si vedeva molto stanco all'inizio del terzo. Servizio dritto Thiem, 15-0. Entrambi comunque stanno cercando di accorciare un po' gli scambi. Sì. Come normale che sia in un terzo set. Sì, anche a sorpresa, no? Perché magari uno si aspettava una partita sicuramente lottata, però con più scambi, con meno vincenti. Invece ora o c'è errore o c'è vincente diretto, come in questo caso. Trenta-0. Due ottimi punti vinti da Thiem. Provato il rovescio lungolina vincente Nadal, che va risposto bene. 40-0 Thiem. Thank you.
Gran difesa questa volta di Thiem in allungo, a zero anche Dominic Thiem, come Nadal nel game precedente, 4 pari. Vincerà questa partita Alessandro chi avrà ora più forza in questi ultimi due game di andare a prendersi il punto, di andare a rete. Sicuramente questo vale più per Nadal, un po' strano quello che sto dicendo, però per quello che si è visto nel match ha bisogno lui di accorciare più gli scambi, lui di togliere soprattutto il tempo all'avversario di giocare più vicino alla riga di fondo campo. L'ha sbagliata Nadal due volte, sia il diritto che doveva essere già un colpo vincente e poi questa volée che a campo aperto. ...0-15... non grave come lo smash di Thiem, ma insomma siamo abbastanza vicini. Sì. Ora forse non ha neanche più la forza che aveva magari nel primo set, però non riesce più a fare quel passo che gli permette poi di giocare delle palle dentro al campo. In risposta sta, parte dietro e rimane dietro. Diciamo il giocatore là, diciamo forte è quello che magari va a rispondere dietro, però poi prende campo per avere la palla giusta per attaccare. Invece lui rimane troppo in difesa. Ovviamente per fare quel gioco devi stare bene fisicamente, devi essere molto lucido. Doppio fallo. Sì, Nadal però andiamo a vedere questo game che è fondamentale. Due punti regalati. Sì. Quasi più grave la volée del doppio fallo. Ma insomma, siamo lì, sì, non è. Lunga la risposta. 30 pari. Il secondo doppio fallo all'intero match per Nadal. Al magro, in attesa. Ha provato a spingere con il dritto lungo linea, ma arriva l'errore di Thiem. 40-30, parla del 5-4 Nadal. Anche questo dritto di Thiem tiene dunque a 30 la battuta. Rafa Nadal che si carica, 5-4 il punteggio. Ancora inquadrato al magro. La mia sensazione è che non la vince più, Ale. Thiem. Sì. Thiem non la vince più perché in questo game ha avuto le sue chance. 30 pari quel diritto, neanche troppo forzato, però sparato nel corridoio. Anche questo un altro errore gratuito. Sai, a livello mentale non è facile andare a chiudere la partita contro Nadal.
Nel secondo set Nadal ha vinto sul 4 pari il game ai vantaggi senza annullare palla break, ma comunque un game che si era complicato da 40-0 e poi ha strappato il servizio a team nel decimo gioco, quello che proverà a fare evidentemente anche nel prossimo game con team che un po' stanco, poco lucido, deve andare a servire per rimanere nel match. Situazione sicuramente complessa da gestire per l'austriaco. Errori anche un po' di stanchezza, forse quelli del terzo set. Sicuramente errori di stanchezza, ma per vedere questo game Nadal ti aveva permesso, veramente dato sul piatto d'argento, cioè la possibilità di breccare, perché primo punto regalato, doppio fallo sul 15 pari, cioè tanti regali. Se poi non sfrutti quella situazione, difficilmente poi, per quanto Nadal non sia al 100%, te la ridà, e non a caso poi rientra in campo molto carico. Lo si è visto lo spagnolo, come non lo si era mai visto in questo match, che questo è importante, perché la famosa corsetta che Nadal fa a ritorno dal cambio di campo non l'aveva mai fatto in tutto il match. Serve Dominic Thiem per provare a rimanere in questo match. 5-4 Nadal, terzo set. Non ci arriva Thiem, palla corta vincente di Nadal, 0-15. Non a caso è partito molto carico. È buona. Ce l'ha con il servizio, cioè, probabilmente Nadal dice che la palla era fuori, se se ne era accorto doveva fermarsi. 15 pari. Con il rovescio lungo linea, 15-30. Grande kick da sinistra a uscire, Nadal va a vedere anche questa, vediamo un po'. Riga. 30 pari. Questo è fantastico. In che momento del match l'ha giocato? In che momento e che difficoltà, perché questa era una palla carica e l'ha colpita, è andato indietro. 40-30 da 15-30, palla del 5 pari. Vincente con rovescio di Nadal, 40 pari. E l'errore di Thiem con il dritto a sventaglio. Dopo aver avuto la palla del 5 pari, arriva il match point per Nadal.
non entra la prima, Tim. A segno, Tim! Come riga da nulla! Come da nulla, ma Nadal è troppo dietro, già in risposta aveva giocato una palla troppo corta. Guarda, anche qua, piano centrale, permesso all'avversario di spingere. Segno con il dritto a sventaglio, si riporta avanti Dominic Thiem, palla del 5 pari. E si ferma in rete il dritto di Thiem. Che risposta Nadal, ha preso un rischio ma la palla è finita sulla riga. Ancora parità. Uno dei game più emozionanti del match. Questo è totalmente in demi-volée da fondo campo di Thiem. Punto fantastico in lungo linea. Ancora una palla del 5 pari. No, questo è pazzesco. Che perché il diritto era lungo, non ha giocato corto questa volta Nadal. Stavolta il rovescio è lungo, ancora parità. Facendo un gran punto e un errore, Thiem sta alternando in questa fase. Provato ad uscire lo scambio questa volta Nadal con il vincente, con il dritto lungo linea che però si perde in corridoio e allora ancora una chance di 5 pari per Thiem. La quarta di questo game. Si carica Nadal che risponde benissimo e riporta ancora i game ai vantaggi. 14 punti giocati in questo decimo gioco del terzo set. Questa volta non lo sbaglia lo smash. Vantaggio Thiem, quinta opportunità del 5 pari. Nadal ha avuto match point, va ricordato. Let's
stecca col dritto Nadal, che non ha sfruttato un match point in questo decimo gioco del terzo set, e alla fine Thiem riesce a salvarsi alla quinta opportunità, è 5 pari. Questa qui ha vinto un grandissimo game, soprattutto è riuscita ad annullare quel match point con grande personalità, giocando un vincente di dritto sulla riga. Dall'altra parte Nadal non è riuscito a sfruttare quel momento positivo, perché ora Thiem sicuramente beneficerà di questo game vinto. Attenzione, perché stecca il secondo dritto consecutivo Nadal. 0-15. Vamos di Nadal, si è sentito nitidamente in cuffia, punto importante, 15 pari. Il passante di Nadal in lungolina con il rovescio. 30-15. Il game precedente ha ridato un po' di energia a Thiem. Beh, però, sì, qui ci ha provato ad attaccare ed era anche costretto. Qui bravo Nadal a passare in lungolinea con il colpo con cui oggi secondo me sta facendo la differenza, ed in caso se dovesse veramente vincere il match è proprio il rovescio che gli ha permesso di vincere questa partita. Stavolta funziona anche il dritto. 40-15, due opportunità del 6-5 Nadal. Tiene Nadal 6-5, terzo set. Sbaglia con il rovescio lo spagnolo, 15-0. Palla corta che si ferma in rete da parte di Nadal, 30-0. Il più contento di tutti secondo me è Ferrer, cioè, si sta riposando un'ora e mezzo in più di quello che pensava. È buona, ace di Thiem, 40-0, tre opportunità del 6 pari. Settimo ace.
E ace anche con il kick da sinistra. Due ace consecutivi. Game giocato benissimo dall'austriaco. Sarà dunque il tiebreak a decidere il match tra Dominic Thiem e Rafa Nadal. Semifinale ATP 250 di Buenos Aires. È forse il finale più giusto di questo match. È quello che si è visto assolutamente. Poi per come sono arrivati ora alla fine del terzo set, diciamo che forse ai punti Thiem ha fatto qualcosa in più. E se non dovesse vincere questa partita, magari più per personalità o magari non ancora, ti posso dire, magari pronto per vincere partite contro campioni come può essere Nadal. ...41 punti a 38 finora nel terzo set, di 3 punti in più per Nadal. Doppio fallo ad aprire il tiebreak. Subito mini break per Thiem, 1-0 per l'austriaco. E dritto vincente dopo il servizio, 2-0 Thiem. Ace. Beh, uno ha commesso doppio fallo, l'altro ha fatto ace. Questa è la differenza all'inizio del tiebreak, 3-0 Thiem. Vediamo se esce fuori il vero Nadal. A questo punto ne ha bisogno lo spagnolo. Il primo punto del tiebreak per lo spagnolo, 3-1, è un altro turno di battuta. Sbaglia il dritto Nadal, bruttissimo errore. In che momento del match? 4-1 con due mini break Thiem. Soprattutto tre errori gratuiti da parte di Nadal senza aver fatto giocare l'avversario. E il doppio fallo e questo dritto in particolare. Gracias. Disastroso tiebreak per ora di Rafa Nadal, 5-1. E se prendiamo in considerazione l'ultimo game del set, il dodicesimo, vinto a 0 da Thiem, siamo 9 punti a 1 di parziale. Si gira sul 5-1 con Thiem che può servire un'altra volta. Non sbaglia lo smash, Dominic Thiem 6-1. Ci sono 5 match point per l'austriaco dopo 2 ore e 47 minuti. Il primo match point arriva sul servizio di Nadal. Va ricordato che Nadal ha avuto match point.
sul 5-4, vantaggio esterno, servizio team. Lunga la risposta, 6-2. Se ne va il primo match point. Ancora un turno di battuta per lo spagnolo. Match point numero 2. Se ne va anche questa risposta. 6-3, secondo match point che se ne va. 9 errori in questo tiebreak. Non si è quasi giocato, tanta tensione da parte di tutti e due i giocatori, soprattutto questi due errori di Thiem, che visto come la palla è uscita dritta per dritta, perciò grande tensione, grande rigidità da parte del giocatore. Match point numero 3 col servizio per Thiem. È lungo il dritto, attenzione, 6-4, se ne va anche il terzo match point. Questo è l'ultimo con il servizio. Il Nadale in questi casi ti fa giocare qualsiasi colpo. Lunga la prima, ha fatto serve and volley team. È lungo il passante di Nadal, chiude Dominic Thiem, 6-4, 4-6, 7-6, tiebreak vinto 7 punti a 4 in 2 ore e 50 minuti su Rafa Nadal, la seconda vittoria in carriera contro un top 10. E alla fine chiude 7 punti a 4.